Eccoci qua, siamo io a casa e invece Ciao. abbiamo ospiti oggi la famiglia Venturini, in particolare le nuove generazioni, direi, della famiglia, Esatto. vero? I Volete giovani. presentarvi voi? Sì, allora io sono Ilenia Piacere, io sono Alessandro. e siamo la quarta generazione della famiglia. Vi stiamo parlando dai nostri vigneti nella Valpolicella classica, qua in Masua, a San Floriano. Ecco, quello lì è un po' il vostro vigneto, sono tutti importanti, però insomma questo è un po' un vigneto particolare, vero Ilenia? Esatto, adesso vi lo stavamo facendo un po' vedere. Bellissimo. Questo è uno dei vigneti più vecchi che abbiamo, è proprio sulla cima della collina e come potete vedere le vigne hanno all'incirca 30 anni di età e diciamo che la caratteristica principale di questo vigneto è questo terreno che è molto sassoso e molto calcareo. Quindi otteniamo un'uva che è molto ricca di minerali e molto molto concentrata a causa anche dell'età delle vigne. Ecco. Come potete vedere, adesso mio cugino mi fa vedere un po' anche l'uva che c'è, quest'anno direi che è una bella annata Sì. e quindi insomma dai, si prevede una bella vendemmia, Bene, bene. nonostante Senti, l'ultima in questo settimana molto calda della scorsa. Settimana molto calda, ecco. Sì, ha piovuto un po' comunque, no? In questi giorni. Sì, per fortuna da sabato ha cominciato a piovere e quindi diciamo ha aiutato molto le vigne, però diciamo che noi per politica aziendale non concimiamo le vigne, non diamo nulla, perché per noi è importante e non abbiamo neanche l'irrigazione nei vigneti, perché per noi è importante che la vigna sviluppi le radici, l'apparato radicale molto in profondità. Quindi tendiamo a non usare né acqua né niente, in modo da, tra virgolette, costringere la vigna a fare fatica ad andare a cercarsi l'acqua nel In terreno, profondità. in profondità. E questo la fa arrivare alla parte sassosa, che è quella che poi dopo è più ricca di nutrimento e di minerali. Ed è per questo che i primi anni magari la vigna è un po' a fatica, però poi dopo con il tempo ci Maggiori guadagna. soddisfazioni, giusto? Sì. Senti, in questa vigna ci sono anche come dire, dei manufatti, chiamiamoli così, tradizionali, vero? Della Valpolicella. Che Esatto, ci sono le famose marogne, adesso ve le facciamo vedere. voi avete rimesso con grande cura, a posto, risistemato, Esatto, che con grande dispendio di energie anche economico. Noi, avendo i campi, i vigneti in collina, abbiamo più di 300 marogne di cui fare la manutenzione ogni anno. Adesso ve lo facciamo un po' Eccole, vedere. le vediamo. Esatto. Bellissimo, Crescono. mi ricordo l'anno scorso che ero lì, lo stesso, era una bella giornata di sole, è stato meraviglioso. Eccole qui le marogne. Esatto. E poi la cosa bella delle marogne è che erano proprio anche fatte come venivano usate anche come riparo un pochettino dalle persone. Perché come potete vedere venivano fatti questi alcovoli all'interno della marogna, sotterranei, dove poter lasciare gli attrezzi una volta. C'era molta più fiducia nel prossimo rispetto adesso che teniamo un po' tutto sotto chiave e quindi lasciavano gli attrezzi nei campi oppure era un riparo dalla pioggia quando Certo. magari trovavi il temporale nel campo. Ho la Poi, bottiglia di vino al fresco. esatto, che quella non guasta mai. Poi erano molto furbi perché queste marogne sono molto molto lunghe e attraversare avanti e indietro tutto il campo era lungo. Quindi in tutte le marogne abbiamo queste scale che ancora adesso
prime che usiamo per passare da una Maronia all'altra. Bellissimo, pensa che è un'architettura di campagna, un'architettura contadina, ma molto intelligente, no? Che sì, racconta proprio il lavoro della campagna, il lavoro delle colline in questo caso. Esatto, ed è bello insomma che ancora al giorno d'oggi si riesca ad avere questa testimonianza un po' del nostro passato. Certo. Come poi anche potete vedere, sono solo sassi montati uno sopra l'altro. Adesso ve lo facciamo vedere meglio, si vede anche qua. Non c'è il cemento, diciamo, non c'è nulla che li tenga uniti. Sono tutti sassi incastrati, perché questo è importante per il drenaggio dell'acqua del terreno. Perché l'acqua, quando piove tanto, passa attraverso questi sassi e quindi drena, al posto di praticamente fermarsi lì, che poi farebbe, come quindi, si dice, finire giù. Evita che il vigneto si il terreno si sfalda e il vigneto magari precipita sotto, no? Esatto. Poi adesso di questi tempi con questi queste piogge, acquazzoni forti e improvvisi è molto importante, insomma. Bene, esatto. Ovviamente uve tipiche della Valpolicella, e quindi cosa Corvina, Corvina, Pandinella e Molinara. Adesso magari vi facciamo vedere anche nel dettaglio della Corvina e della Rondinella. Alessandro, se vuoi parlare te, dai, così. Ecco qua, usiamo solo le uve tradizionali appunto della Valpolicella. Beh, in questo caso guarda, abbiamo che bei grappoli, bellissimi. Ecco dei grappoli, questi sono i grappoli, diciamo, ideali proprio per la selezione della Marone. Pochi grappoli sulla vite, vicini al nutrimento della pianta, come possiamo vedere, e quindi ecco, questi sono ideali proprio per la selezione. E questa pergola permette anche, si vede benissimo, di fare comunque un po' di ombra al frutto, no? In modo che non sia proprio sotto il sole, insomma. Esatto, perché in particolar modo la corvina è molto delicata e sensibile alle scottature. Quindi la pergola la protegge un po' anche dalla luce diretta del sole ed evita che si scotti quando ci sono temperature alte. Esatto, le temperature alte, ecco. Quindi per questo insomma che noi continuiamo con la pergola. Poi ognuno ha la sua filosofia e il suo anche microclima, insomma, quindi poi dopo ognuno si deve un po' adattare a quello che ha in campagna, ecco. Ecco, poi ovviamente tanta attenzione anche in vigneto, insomma, nella lavorazione della terra, lo vediamo benissimo, l'erba sotto il filare, insomma, quindi tutto sano, vero? Sì, ecco, è una lavorazione meccanica del terreno, quindi senza l'uso di diserbanti, non solo, facciamo anche la confusione sessuale che, diciamo, evita l'uso di insetticidi piuttosto che di altri prodotti chimici, ecco. Bravi, bravi. Insomma, alla fine abbiamo un solo mondo e bisogna che lo lasciamo anche a chi verrà dopo di noi, Patrizia. Certo. Altrimenti. Beh, il fatto che lo dite voi, poi che siete giovani, è ancora da maggiore certezza, no? Già maggiore. Insomma. Senti, come nasce questa famiglia dedita al vino? Quindi quarta generazione, per cui insomma una lunga storia comunque, no? Sì, allora, prima erano mezzadri, sempre qua in Valpolicella, sempre qua a San Floriano, non è che abbiamo fatto tanta strada, e sono rimasti mezzadri fino al 63. Nel 63 hanno chiuso il contratto di mezzadria e mio nonno ha cominciato a produrre, diciamo, da Le solo, prime le prime bottiglie. bottiglie, ecco. E da lì pian pianino ha cominciato a comprare i primi campi, sempre qua sulla Masua, e con grandi sacrifici pian pianino ha cominciato un po' ad allargarsi e adesso abbiamo
15 ettari, quindi insomma abbiamo fatto un po' di investimenti, ecco. Certo, piccoli passi, anche una sì, nuova, anche sulla cantina, no? Avete lavorato. Poi dopo, con il tempo, abbiamo costruito anche una nuova cantina, dove abbiamo cercato un pochettino, adesso magari Alessandro vi parlerà meglio, di coniugare un po' anche l'innovazione tecnologica che c'è stato soprattutto nelle fermentazioni, nei metodi di fermentazione del vino, con la tradizione, tenendo sempre fisso che noi comunque, per mandato dal nonno e dagli zii, siamo sempre molto tradizionalisti nei vini che facciamo, perché è un po' il nostro marchio di fabbrica, ecco. Però ovviamente la tecnologia va avanti e si può fare benissimo tradizione, ma anche con una tecnologia un po' più avanzata, senza togliere nulla. Diciamo che è una tecnologia di supporto alla tradizione, ecco. Esatto. Anche l'appassimento, anche la cantina è stata proprio progettata fin dall'inizio per le uve nostre specifiche dell'Amarone. L'appassimento è stato progettato, diciamo, apposta per mantenere la tradizione, cioè viene usati solo ventilatori, non ci sono macchine termiche, quindi è un appassimento lento e non forzato, ecco. Fondamentale soprattutto per il freddo dell'inverno. L'uva, quando, diciamo, percepisce il freddo dell'inverno secco di dicembre e gennaio, riusciamo proprio ad estrarre il massimo dei profumi, degli aromi, ecco, all'interno del vino. Bene. Vini, quindi, dove insomma la cifra stilistica è proprio quello di vini legati insomma alla tradizione, ma anche una grande bevibilità, perché... Esatto, perché per noi è importante che il vino esalti il cibo e il cibo esalti il vino, e che quindi siano comunque dei vini che una persona, anche magari se non è super esperta, possa godersi appieno a pranzo, ecco. Mm-hmm. E quindi abbiano questa bevibilità che sia molto fresca, molto fruttata, certo, un po' immediata, ecco. Sì, ecco, ad esempio, così cominciamo a parlare un po' dei vini, è una cosa che si ritrova anche nell'amarone, cioè comunque, esatto, il vostro amarone, e mi viene in mente ad esempio anche il Massimino, no? Che è una sorta di piccolo amarone, ha comunque una facilità di beva che a volte non è così scontata, no? In questo tipo di vino. No, infatti, magari anche quando abbiamo delle degustazioni o queste cose qui, che quando spieghiamo anche l'amarone, quello classico nostro, e io dico sempre, volendo potete abbinarlo anche a delle costine di maiale con una salsa barbecue, tutti mi guardano come dicono l'amarone col maiale. Io ho detto, ma assaggia il nostro amarone classico con quell'abbinamento lì, perché ha una balsamicità, una freschezza così particolare che si può abbinare tranquillamente a una semplice costina di maiale ai ferri senza dover per forza andare alla ricerca di grandi abbinamenti. Ovvio, fa benissimo anche con stracotti, formaggi, queste cose qui, però a volte non hai sempre il tempo o la voglia di mangiarti il brasato, lo stracotto, queste cose. Hai voglia magari anche di un qualcosa di più semplice, e comunque di aprire una bella bottiglia di vino. Esatto. Bene. E progetti per il futuro? Qualche novità che avanza? Siamo prossimi, diciamo, al lancio di una nuova riserva, Amarone Riserva 2009, annata 2009, che per noi è stata molto importante. Ecco, è una produzione limitata di 2746 bottiglie numerate. E niente, facciamo una doppia selezione delle uve proprio da quel vigneto qua che vedete adesso, che avete visto, e doppia selezione, momento della vendemmia, una prima selezione dei grappoli più belli, e dopo l'appassimento, la fine dell'appassimento, circa nel mese di fine gennaio febbraio, un'ulteriore selezione di grappoli, ecco. Ok. Per cui produciamo questo Amarone Riserva. Fa un affinamento in botte di legno grande di minimo 5 anni, e niente, ecco,
A presto lo assaggerete. Ah, esatto. Sicuro. Sicuro, sicuro. Cioè, noi lo facciamo, lo imbottigliamo dopo 10 anni dalla raccolta. Esatto. E fa un anno in bottiglia e poi cominciamo a presentarlo, insomma. Quindi ecco, è un investimento molto a lungo termine. Importante, importante. Per l'anno prossimo siamo pronti. Esatto, per Vinitaly 2021 siamo pronti. Quindi si riparte. Mai fermarsi, sì, quello certo. Mai. Ovviamente oltre all'Amarone abbiamo anche i vini, diciamo, più facili comunque, no? della sì, abbiamo la Valpolicella. Abbiamo il Valpolicella Classico, quest'anno è nata 2019, ecco, molto fresco e beverino. Poi abbiamo il Valpolicella Classico Superiore e il Ripasso, anche se Monte Alto, ecco. Mm-hmm. E da non dimenticare il Recioto. Dai! Il Recioto per noi, famiglia Venturini, è fondamentale, ecco. Sì. Abbiamo il Recioto Le Brugnine, che sono delle uve che selezioniamo sempre qua dalla collina. Facciamo un appassimento molto lento di circa 6 mesi e anche una vinificazione attentissima, diciamo, perché è molto difficile da produrre, ecco. Sì. Lo fate tutti gli anni o qualche... Produciamo nelle annate, diciamo, migliori. Migliori. Eccellenti. Sì. Certo, perché merita questo. Sì. Bene, ragazzi, bene. È stato fantastico. Poi siete lì baciati dal sole nelle vostre vite. E dalla fortuna, perché... Siete proprio belli. La fortuna proprio di vivere in un... Se vuoi far vedere il lago anche. Eh sì, guarda, vediamo il panorama, me lo ricordo, fantastico. Lì attorno, è proprio... Meraviglioso. Proprio, e ovviamente chi lo desidera può venire a trovarvi e vedere dal vivo, tutto questo. Questa meraviglia. Bene. Vedete adesso il Baldo con le sue creste, poi c'è il corno, il pastello e là in fondo cominciate a vedere, intravedete un po' il lago di Garda e tutta la Valpolicella dall'alto. Benissimo, io chiuderei su queste immagini spettacolari perché merita. Esatto. Vi ringrazio. Grazie a voi e vi aspettiamo allora in Valpolicella. Sicuramente, io tornerò di sicuro, ma spero che vengano anche tanti altri. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao ragazzi, grazie, ciao. Ciao.